Ben trovato, mister Roberto Occhiuzzi, le sottopongo le domande che le rivolgono i colleghi giornalisti in questa conferenza stampa virtuale. Quanta pressione avverte chiedere se sono sposato per questo esordio, considerato che siede sulla panchina della squadra che ama sin da bambino? Allora, innanzitutto grazie e buonasera a tutti. Prima di rispondere a questa domanda, voglio un attimo fare un passo indietro e insomma, fare un pensiero a tutti noi, a tutti gli italiani, a tutti i nostri tifosi per il periodo brutto che abbiamo passato e con la speranza che lo abbiamo messo alle spalle. Il calcio per me è stato un motivo di vita, quindi ci darà sicuramente quella forza in più per attraversare tutti insieme questo momento brutto, sperando che sia già alle spalle. Sì, per quanto riguarda l'emozione c'è, è sempre un esordio con questa maglia mi porta lontano in quel 1999, esordio in B, e quindi sì, ma anche se poi alla fine, una volta che sei in campo, poi hai la testa sul tuo lavoro, quindi metti da parte le tensioni, le ansie, le metti assolutamente da parte, però non si può negare che ci sia un po' di emozione, insomma. Fabio Mandato dice: al San Vito Marulla bisogna cambiare decisamente rotta. C'è un patto con i ragazzi? C'è la consapevolezza di dover vincere sempre in casa? Allora, il patto è quello di allenarsi giorno dopo giorno nel miglior modo possibile. Da parte mia è quello di mettere la squadra nelle migliori condizioni, di mettersi in mostra per potersi guadagnare e sudare questa maglia. Questa è la cosa più importante. Quindi il mio lavoro è quello di dargli i mezzi giusti per poter poi dare il massimo la domenica. E quindi è fondamentale questo, insomma. Alfredo Nardi chiede qual è stata la difficoltà più evidente nel prendere in mano il gruppo da primo allenatore. Ma difficoltà, l'unica difficoltà è se guardi la classifica. È l'unica difficoltà, perché la classifica oggi dice che siamo in una posizione non ottimale. Però io guardo 10 gare, per me inizia un campionato nuovo e inizia un campionato e me la gioco con queste 10 squadre da incontrare e quindi parte un campionato contro di loro, dobbiamo fare più punti possibili, poi alla fine tireremo le somme. Pier Giorgio Giorno chiede: durante questi giorni ha provato spesso il 3-4-3, ora che è rientrato Rivière, come si fa a lasciare fuori uno come lui o Asensio? Secondo lei possono coesistere e giocare insieme? Assolutamente sì, possono giocare insieme. Questo è un modulo che davanti, indipendentemente da chi gioca, comunque avere tre attaccanti lì davanti, ovviamente in base alle caratteristiche dei ragazzi dovrai insomma lavorare alcune situazioni in un certo modo. Però possono assolutamente giocare insieme. Ho la fortuna di avere 25 giocatori tutti che si stanno giocando una competizione, una sana competizione, nel miglior modo possibile. La cosa più bella è arrivare alla scelta e dover scegliere su 25 ragazzi motivati, 25 ragazzi allo stesso livello, e poi è giusto che sceglie l'allenatore. Onorio Ferraro, molti dei ragazzi della Primavera sono arrivati in prima squadra in questo periodo post-Covid. C'è la possibilità che ragazzi come Quintiero o Sueva facciano l'esordio in Serie B? Allora, sicuramente i ragazzi sono saliti avendo una rosa ampia, sono saliti per darci una mano, sono saliti perché è giusto, oltre a darci una mano da parte nostra, c'è anche attenzione nei loro confronti, visto che nel nostro settore giovanile, dai più piccoli ai più grandi, si fa un ottimo lavoro da sempre. È normale che in un momento così delicato, sono ragazzi che non puoi buttarli nella mischia così. Sueva, soprattutto Sueva, è un ragazzo che comunque è quello più pronto, però ci sarà un momento anche per Gianluigi. Adesso c'è da guardare altro, è normale che ragazzi come Gianluigi Sueva, che è un ragazzo nostro, alle attenzioni del tecnico, ma anche dei compagni. Pippo Gatto, la possibilità di effettuare 5 cambi, come avvenne con Profitto in Serie C nell'anno della promozione, potrebbe essere l'arma vincente del suo Cosenza, visto che oltre alla freschezza e alle soluzioni tattiche le permette di usare un'altra mezza squadra in partita? Certo, è fondamentale per noi e per tutte le squadre, i 5 cambi sono fondamentali.
Noi abbiamo, ripeto, una rosa ampia, una rosa che oggi ha delle sane competizioni in tutti i ruoli, quindi è fondamentale avere questi cinque cambi perché abbiamo la consapevolezza che con questo caldo non puoi mantenere sempre dei ritmi alti, devi gestire anche i ritmi della gara. E quindi i cambi ti aiutano anche a tenere comunque, soprattutto su alcune zone del campo, a tenere magari alte sempre i ritmi, insomma, della gara. Antonio Clausi, il Cosenza del passato era dedito a tendere e partire in contropiede. Cosa cambia con la regia di Occhiuzzi in panchina? Vedremo un atteggiamento diverso, un baricentro più alto? Allora, la cosa fondamentale è l'equilibrio. L'equilibrio di una squadra sia in possesso che in non possesso. Quello che a me piace sia in possesso e non possesso è fare la gara. In non possesso fai la gara determinando l'avversario, portando l'avversario a giocare nel modo che vogliamo noi. In fase di possesso è normale che devi giocare sulle tue forze, quindi fare la gara è la miglior cosa, quindi farla anche in non possesso la gara, quindi essere equilibrato e dare, insomma, portare l'avversario a giocare per come vogliamo noi. Franco Rosito, sicuramente Occhiuzzi avrà guardato negli occhi i giocatori in questi giorni. Cosa ha notato? Voglia di fare? Preoccupazione? Ok. Aspetti fondamentali prima di quelli tecnico-tattici. Preoccupazione non la devono proprio avvertire, quindi i ragazzi devono andare in campo senza alcuna preoccupazione, devono giocarsi tutto per tutto, quindi assolutamente. È normale che sono consapevoli del momento, della situazione in cui ci troviamo, però quello che ho notato è una voglia di volersi giocare il posto, questa è la cosa più importante. Quindi è un segnale forte che mi hanno dato, l'entusiasmo che hanno nell'allenarsi, il saper soffrire, che è una cosa fondamentale, saper soffrire insieme soprattutto questi sono sentimenti che mi hanno trasmesso. Insomma. Mister, quella scelta della società che le ha dato fiducia per questo importante rush finale avvera già un suo sogno, che era quello di sedere sulla panchina del Cosenza primo allenatore, adesso l'altro sogno è quello di raggiungere l'obiettivo. Sì, vero, non lo posso negare che è un sogno, però adesso lo devo mettere un po' da parte, devo un attimo mettere davanti il sogno di tutti, è quello di portare insomma, il Cosenza nell'obiettivo che tutti sappiamo, quindi da domani concentrazione alta per un solo obiettivo, partita dopo partita. Insomma. Grazie mister, forza lupi. Grazie, forza lupi sempre. Insomma.